Bentrovati sul nostro canale. Oggi siamo qui a presentarvi Manuela, Riccardo e l'Iveco Daily con il quale stanno girando l'intera Africa. Conosciamo Manuela e Riccardo. Ciao, siamo Manuela e Riccardo. Siamo partiti in gennaio di quest'anno per fare il giro dell'Africa. È la prima volta che abbiamo questa fortuna di avere questo camion. Due anni e mezzo che ce l'abbiamo. Noi facciamo 4x4 fa 35 anni. Abbiamo il primo di 4x4 con la tenda sopra il tetto. Abbiamo fatto l'Islandia, la Grecia, Albania, Montenegro, Marocco, Tunisia, Algeria. Adesso non lavoriamo più, dove abbiamo il tempo di viaggiare. È per questo che abbiamo scelto di comprare un camper così, per avere più di conforto e poter viaggiare per tutta l'Africa in autonomia completa. Io sono italiana, viviamo in Svizzera e Riccardo parla un po' meno bene l'italiano perché è brasiliano. È nato in Rio de Janeiro e poi siamo arrivati in Svizzera, ci siamo conosciuti e in seguito lo saprete bene voi cos'è. Abbiamo tre figli e quello che non vi avevo detto è la nostra età. Riccardo giovane, 58 anni. Io fra qualche giorno faccio i 60 anni. Adesso passiamo la parola a Riccardo. Questo è un Iveco 3.0 di 180 cavalli, è un 5,5 tonnellate, è un 4x4 automatico, tiene bloccaggio di differenziale avanti, dietro, tiene 8 ridotte curte e 8 marce normali. Tiene qualche problema di elettronica perché è una macchina moderna e qua in Africa questo è un problema perché non tiene garage per queste macchine. Ma io sono meccanico di professione e fatto tutto io sopra la macchina, quello che posso. Qui tiene il motore, un 3.0 turbo diesel, 180 cavalli. Questa macchina Euro 6 tiene l'AdBlue. In Africa non si tiene l'AdBlue, è un problema. È per questo qui che l'ho eliminato, per non avere problema. Questa macchina tiene un compressore integrato perché il cambio automatico è pneumatico. È un 4x4 permanente, sempre quattro ruote motrice, ma per bloccare il differenziale ha bisogno di ar comprimido e anche per bloccare il differenziale avanti e dietro tutto è pneumatico. Questo è l'AdBlue che non funziona più, deposito d'AdBlue. Devo passare il controllo tecnico in Svizzera e deve funzionare di nuovo. Deve anche funzionare perché in Svizzera controllano. Lei solo è disabilitato, sì. Ma puoi attivarlo. Sì, è per computatore che si fa tutto questo. Questo è il deposito principale di gasolio. Tiene 80 litri d'origine. Secondo qui, anche di 80 litri. E il terzo qua, anche di 80 litri. Tutto fa 240 litri, una autonomia di 1000 km. Dipende dalla pista. Qui in Africa è più o meno 1000 km di autonomia e in autostrada 1400. Nei filtri separati, tutti e tre, e un filtro principale è un filtro separatore. L'acqua, sabbia, tutte sporchisse che tiene in gasolio qui in Africa. Io ho fatto costruire queste cerchie di 17 pollici per i gomme perché ha più possibilità di gomme, le gomme sono più grandi, più larghe.
la misura europea dovrebbe essere una 315. No, 325. 325? Sì, 75. Abbiamo il riservatorio d'acqua qua, 200 litri. Abbiamo due filtri in prima, un filtro papello e un filtro a carbone. Metto qui l'acqua che arriva, qui prendo questo tubo e lo metto qua. E così l'acqua è filtrata in prima di entrare in deposito. Qui tieno due ruote di scorta, una con cerco piena e una senza cerco, solamente pneumatico. Un guincio, un vericello per scendere lo tutto fino al suolo. Quindi quando tu devi tirare giù questa gomma, sì, attacchi il vericello e la tiri giù. E con la telecomanda che si trova qui, okay, e se può... Ah, è già tutto collegato. Ok. D'origine questa roda stava in mezzo della macchina. Io l'ho fatto cambiare qui per poter porre questo qua. Che è un gavone che tu dentro ci metti strumenti. Sì, mettiamo la mezza, i tavoli, le sedie qui. Facciamo così e qui tiene spazio per mettere tutto quello che è. Tutto viene qua e via. E anche via. Qui hai delle casse dove tu... Sì, questo tutto. Sono anche io che l'ho messo qua e sta sopra dei binari e se può uscire, entrare. Quindi tu questo lo tiri fuori, sì, apri, fai quello che devi fare. E dopo se puoi... È un cassetto? Sì, è un cassetto, sì. Tieni una douche per tomare il bagno. La doccia esterna? È la doccia esterna, sì. Così si può prendere il bagno qua fuori. Qui tiene la doccia. La spugnetta, la doccia. Sì, la doccia. Tutto fuori. E qua, praticamente qui apri, metti dentro. E chi tiene per l'acqua calda, fria. E qui l'ho messo una torniera anche per lavare le mani. E questo è sempre importante, da avere sempre tutto limpo per... All'occorrenza. Sì, all'occorrenza. Gli strumenti per comere, per riserva di bere. L'induzione. Abbiamo una placca a induzione qua che funziona con le batterie 220. Qui tiene una presa elettrica. Abbiamo un po' di riserva a bere. Dietro abbiamo un congelatore. Dometic. Dometic, sì. Sì, obrigado a você. Vai ter gente hoje aí à noite? Vai ter gente? Só amanhã. Ah, só amanhã só? Sim, sim. Tá bem. Só amanhã. Tá bem. Não, estamos muito bem aqui. Obrigado. Per usare l'induzione hai delle litio, hai un impianto a litio? Sì, tre batterie da 100 ampere. Tre batterie da 100 ampere l'una. Sì. Qui abbiamo vari gavoni con varie necessarie per la viaggio. Qui sono legna per levare la macchina alzare con i crick. Sì. La petanca. La petanca. Tocco le bocce, sì. Proprio quelle che era qui in mezzo a tutti i legni, sì, con i legni qui. Qui abbiamo un altro per avere tutti che è elettrico, la parte elettrica, e anche abbiamo uno barbecue a carbone. Funziona bene questo perché tiene anche un motore elettrico sotto. Qui se fai così si apre, qui si può il carbone qua, e qui tiene un motore elettrico che butta aria. Si può mettere acqua qua, l'acqua qui al fondo, perché fino qua si può porre acqua, e così non fai fumo. Me lo compri? Ma e sì, anche qua, sì, questo sì. Questo si può porre
così per fare una pizza, per fare qui tiene per la temperatura. Ah, è il tappo con la pressione. Se metti qua. E così se puoi avere la temperatura della diventa una specie di forno. Se fai pane, pizza, questa è una placca che si mette qua per la cuisson. Fai tutto qua? Sì. Oh, tra un po' è il mio compleanno, lo voglio. Ma in Africa non lo trovo questo. Questa è di che marca, Eric? La marca è stata Lotus. Lotus. Una marca. Prossimo acquisto, Chiara. Prossimo regalo per Chiaretta, forse quando usciremo questo dall'Africa. Poi pure qua, così. Grazie Riccardo per aver messo in testa Chiaretta adesso sta roba. Qui abbiamo anche per l'acqua. Tutti i vari per tubi. Per fare vari tubi, sì, per andare in, per fare il pieno d'acqua. Tieni adattatore, vari adattatori per anche, dipende da che rubinetto è. Rubinette. Qui anche un adattatore perché ha bisogno di volta grande per adattare. Noi Riccardo lo chiamiamo o l'ispettore gadget o MacGyver. A chi tiene solamente di questo? Cinghie, tutte cinghie a cric. Piccole, grandi, tutte Italie. Sempre bisogno di questo per attaccare, per l'altro lato. Andiamo dall'altro lato. E qui tiene tutto per la parte meccanica, olio, compressore, A e B. Hai anche una chiave dinamometrica? Sì, sì. Dietro di là. Solo noi non ce l'abbiamo. Qui tiene tanti, un poco tutto, tiene tutto. Tutti gli strumenti. Capo elettricità per i veco, con il core, se ha bisogno, per controllare la pressione del pneumatico. Per lavare il filtro di aria, anche per se ha bisogno per pingere. Per l'acqua, per contare se ha bisogno pagare l'acqua con questo. Quanti litri fai? Sì. Se tiene un buco pneumatico mesh per fare il buco, qui tiene connettico elettrico, tiene fusibile per fare una parte elettrica di nuovo. Tiene troppo, ma non è mai troppo. Non è. Con le riserve per comer pasta, arroz. Qui tiene una pompa d'acqua. Se puoi prendere l'acqua in un rio, in un pozzo. Se metti qua. E qua. Voilà. E dopo. Qui colleghi. Il tubo. O metti il tubo che tu vuoi mettere dentro il lago. L'acqua, sì. Un lago, no, un rio, qualsiasi un pozzo. Dove magari l'acqua è ferma e tu vuoi prenderla da sì. Lì. L'aspira, sì. E l'acqua è filtrata in primo questi due filtri che abbiamo visto in primo. Qui tiene inverto Victron 2000 watt per le placche a induzione, per la macchina di caffè, per i bambini, bimbo, per i bimbo, bimbi, che la Manuela Thermomix. E qui tiene il deposito d'acqua di 200 litri che ha fatto installare in Turchia. Tutto interno? Tutto interno, sì. Così non tiene problema di gelo, di gelare. Tiene ancora per levare la macchina, il crick, tiene due crick. Se ho bisogno una carrucola, tieno due. Bisogna avere tutto. Tutto. È preferito avere a más che a menos. Corda cinetica per tirare. Questa è elastica. Questa è molto meglio del carro d'acciaio perché sì. non rischi di dare un colpo. Sì. Qui abbiamo il nostro gruppo sanguigno. Questo è il mio posto, Brasile. E qui maschio e sono A+, positivo. Qui è il posto di Manuela con lo O positivo e femmina. Italia. È italiana, sì. Passiamo alla cabina. È una bella cabina, è confortabile, moderna. Si conduce come una macchina, non è un camion, come stiamo qua,
è come una macchina normale, tutto è automatico, retromarcia, neutro e la mudanza per avanti. Se puoi passare manualmente, qui tieni tutti i comandi di ridotte qui, dove tieni la tartaruga, è pneumatico, tutto è pneumatico, adesso stiamo in curta, automaticamente in curta e in seconda, se voglio mettere la prima devo fare così. E la inserire manualmente. Manualmente la prima, sì, perché è troppo curto. Qui è la con differenziale bloccato. Qui è il bloccaggio di differenziale dietro e qui è il bloccaggio di differenziale avanti. Per andare dietro, se puoi perché chiudere. La cabina con la cellula, ricordiamo che è separata. È separata. La cellula ha un telaio a tre punti. Tre punti, sì. Che funziona bene. E questo è il collegamento tra cellula e cabina. Sì, è un accordeon flessibile, sì, che funziona. Si vede sempre così. Se sta in off-road, la cabina sta così e la cellula sta così. Sta sempre funzionando così. Ah, ciao amici, sono ritornata. Adesso vi faccio vedere un po' di dentro come funziona, non solo l'esterno. Qui quindi apri la porta, niente di speciale, e per andare su bisogna far scendere le scale. Qui c'ho il bottoncino e voilà, levar le scarpe per favore amici. E qui vado a salire il tetto perché sennò è troppo basso una volta che siamo dentro. Adesso potete venire, venite. Benvenuti qui in casa nostra di Riccardo e io, Manuela. Vi faccio la presentazione del nostro interiore. C'abbiamo la parte del salottino, sala da mangiare, dove mangiamo quando il tempo non lo permette di stare fuori. Abbiamo un pannello elettrico dove si può mettere l'acqua calda per la doccia. Qui vediamo quanto ci abbiamo ancora di elettricità e questo bottone serve per l'elettricità di cose a 220 watt, anche per il riscaldamento perché delle volte può far freddo. Possiamo abbassare il tetto così teniamo più caldo dentro, è molto meglio. Avete 6 aperture in tutto che possiamo o chiudere per far buio o quando viaggiamo bisogna chiuderle, o se no le possiamo mettere così con la plastica per avere la luce che entra ma senza l'aria, o altrimenti così con la zanzariera che può entrare aria e vediamo fuori. Il tetto lo possiamo chiudere fino qui. Adesso vi faccio vedere con un bottoncino. Ecco, lo abbassiamo e come vedete Chiara può stare seduta. Quando siamo in città, se abbiamo bisogno veramente di star dentro e discreti, possiamo farlo e arriviamo anche a dormire. Voilà, adesso lo rialzo. Buongiorno Ugo, che è arrivato perché è anche casa sua. Voilà, adesso lo rialzo. Certo, così è meglio per camminare. Qui abbiamo la cucina. Io, come sono una pazza del bimbi, l'abbiamo preso con noi perché ci facciamo belle cose da mangiare. Mastro Giulio, anche questo voglio il regalo. Qui sotto avevamo i fuochi per il gas e li abbiamo levato completamente e abbiamo fatto un posto molto utile
perché lo spazio è la cosa che ricerchiamo sempre quando sei in un camper. Ogni piccolo pezzo è utilizzato per qualche cosa. E qui c'è qualcosa che mi piace molto e che piace molto agli italiani, la macchina da caffè, e questo è molto importante per me. Qui abbiamo i cassetti che abbiamo fatto fare in Turchia, perché erano solo delle scatole all'epoca. Si apre così, c'è molte cose dentro, ma ti permettono, quando fai il 4x4, di non ritrovare tutte le cose per terra, e questo è molto pratico. Come vedete, qui non c'è parete perché nel camper siamo due e ci conosciamo molto bene, quindi è così, e per il fatto che non puoi mettere una parete qui perché il tetto scende e sale, ma certo che se vuoi essere in intimità, questa tenda che adesso vi faccio vedere, che è semplicissima d'utilizzazione, perché la puoi tirare come vuoi per essere tranquilli. Ci abbiamo una doccia interna. Togliendo questo, c'è il piatto doccia, quindi ci possiamo docciare tranquillamente all'interno quando ce n'è bisogno. Qui c'è la porta che conduce dal lato per andare a guidare, che se c'è un problema la possiamo chiudere o possiamo partire davanti per poter andarcene. È molto pratico perché anche quando Riccardo guida, io delle volte posso venire dietro per prendere qualche cosa. Qui il continuo della cucina, ci abbiamo il frigorifico che è bello pratico perché lo puoi tirare, con un congelatore che, come vedete, lo usiamo bene. Riccardo ha messo un congelatore o frigo, fai come vuoi, noi è congelatore, un Dometic molto pratico perché congeliamo le cose e abbiamo sempre il limoncello. Vari stivaggi che voi non vedete, ma io vi faccio vedere. Qui c'è il bimbi e diverse cose. Qui vedi anche cassetti che servono a mettere, questo è più per il lavoro, differenti cose. Qui c'è il letto che resta sempre così, è quello che piaceva a Riccardo e me, non dover fare il letto, e volevamo proprio un materasso normale. Il letto fa 140x200, io dormo dalla parte destra e c'ho questo per poter mettere il telefono e guardarmi le mie missioni o quello che ho voglia di vedere. Riccardo dall'altra parte ha questa che può anche lui mettere per guardare il suo telefono, per guardare le sue emissioni preferite. Sei posti per mettere vestiti e oltre, per esempio, ma in ordine, ma insomma metti molte cose. Questa cartina l'ho offerta a Riccardo quando abbiamo comprato il camper e ho domandato a qualcuno che viene a metterci questa cartina, che ci fa proprio sognare ancora di più del viaggio, perché tutte le mattine o le sere la guardiamo e sappiamo dove siamo, dove vogliamo andare dopo. È fantastico. Siamo al termine della visita, spero che vi è piaciuta, e non dimenticate di iscrivervi al YouTube di Giulio e Chiara, i vagabondi. Ciao! Ciao! Grande Manu! Con
concludiamo il camper tour del Super Ivecone di Manuela e Riccardo, che sicuramente rivedremo ancora nei nostri video, perché il viaggio comunque proseguirà per ancora un po' di tappe insieme. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Bye.